Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornate a un nuovo episodio di Cronache di Cucina. In questo episodio andremo a parlare di una ricetta, di un piatto che è cavallo di battaglia della cucina lombarda e della cucina milanese, ovvero il risotto alla milanese. Intanto vorrei partire subito a spiegare come il riso e come lo zafferano sono arrivati nella nostra Europa, nella nostra Italia, che sono poi gli ingredienti principali di questo piatto. Partirei dall'ingrediente principale, dal risotto, il riso. Il riso ci è arrivato da noi tramite l'Asia, tramite l'India, diciamo, dove abbiamo un clima un pochino più umido. Ci è arrivato tramite i mercanti arabi, che appunto mercanteggiavano, conducevano affari in Persia. In Persia arrivava questo chicco, questo seme. Poi gli arabi piano piano hanno incominciato ad allevarlo nelle loro terre, hanno incominciato a gestirselo in maniera da poterlo commerciare, ed è arrivato quando loro si sono poi spostati con la loro dominazione in Spagna, arriva in Spagna nell'VIII secolo. Poi una volta che in Spagna cominciano a produrlo anche là, di conseguenza viene anche riportato in Sicilia, dove c'è per tutto il Medioevo una grandissima comunità di contadini arabi, che poi sono quei contadini che, scacciati da Federico II di Svevia, andranno poi in Puglia a formare Lucera. Andranno a fondare questa piccola cittadina pugliese. Lo zafferano invece viene addomesticato in Grecia. Per un periodo viene spostato, i greci preferiscono spostarlo più verso Oriente, più verso la Persia, più verso l'Iran, questa zona qua. E poi di conseguenza, quando poi tutto l'impero romano porta comunque anche gli affari verso Occidente, si incomincia a commerciarlo anche verso Occidente. E sempre grazie agli arabi, sempre i nostri mercanti arabi, anche in questo caso, iniziano poi a introdurlo in Spagna, e poi dalla Spagna arriva come spezia gestita dall'arte dei medici e degli speziali nella nostra Italia. C'è anche da dire che questa spezia non viene soltanto portata in Europa dagli arabi, ma anche appunto dopo le crociate, i vari nobili che vanno a fare la propria crociata ne riportano considerevoli quantità sia in Francia che in Inghilterra. Insomma, diventa poi una spezia che ritroviamo non soltanto in ambito alimentare, ma siccome appunto per questo colore simile all'oro, infatti gli arabi la chiamano asfar, vuol dire giallo, colore oro, viene usato molto spesso sia nelle miniature al posto dell'oro, sia come pigmento di colorazione per i tessuti e anche per le vetrate delle chiese, e poi vedremo dopo il motivo per cui vi dico questa cosa. E quindi vi ho detto, il riso arriva in Spagna, poi in Sicilia. Prima che arrivi nel nostro nord Italia, bisogna aspettare il XV secolo, quando incomincia la dominazione spagnola, va bene? Che poi si conferma poi nel XVI-XVII secolo con la dominazione spagnola asburgica. E dove Milano è proprio una sede dell'impero, e di conseguenza il riso appunto viene più esportato e comunque consolidato come pietanza principale nelle osterie, nelle taverne, insomma, dove si fa un attimino di servizio di piatti, non voglio dire ristorazione, però di servizio di piatti da mangiare. Allora, dopo questa piccola spiegazione si arriva piano piano al nostro riso col zafran, come lo chiamavano, diciamo, a inizio, diciamo, agli albori di quando iniziarono a fare questi piccoli esperimenti. Allora, c'è da dire che il risotto, il concetto di risotto, ancora quando la leggenda si svolge, ancora non c'è. E anche per tutto il Medioevo il risotto non è altro che il riso bollito, che possa essere in un brodo vegetale, in un brodo animale, e poi scolato o comunque lasciato col suo brodetto di cottura, e poi mangiato con magari il parmigiano o con il pepe
o magari semplicemente con il burro o con l'olio, insomma, veniva servito così nelle nostre taverne, nelle nostre osterie. Quindi non era un piatto come ci possiamo immaginare noi o come ce lo figuriamo noi adesso. La leggenda della nascita del risotto alla milanese, diciamo, ce n'è tante di leggende, però quella, diciamo, più un attimo che ci soddisfa, che poi viene quella più riportata, si trova in un manoscritto alla Biblioteca Trivulziana, sarebbe questa biblioteca di Milano, il Castello Sforzesco. Ci troviamo nel 1574, quindi abbiamo una data anche molto precisa, e so, è la data in cui Valerio di Fiandra, questo belga, inizia la lavorazione e la pigmentazione delle vetrate del Duomo di Milano. E ovviamente a Soli propaga tanti aiutanti, tanti operai, chi gli porta le spezie, chi gli porta i pigmenti, chi gli porta gli attrezzi, il vetro, insomma, chi gli porta tutti gli attrezzi necessari. E poi abbiamo questo aiutante, che non sappiamo il nome, ma veniva chiamato in modo burlesco Zafferano, perché appunto aveva la mania di aggiungere lo zafferano dappertutto, perché appunto, come abbiamo detto prima, era molto utilizzato per copiare l'oro, per dare lucentezza a tutti alla fine un pochino veniva aggiunto per dare lucentezza e brillantezza a tutti i colori. Era una spezia che costava molto, quindi dovete capire anche magari l'additare l'aiutante Zafferano non era soltanto un modo così carino, ma era proprio per dire: guarda questo che mi consuma tutto lo zafferano, lo mette dappertutto, dice, tra un pochino lo mette anche nei piatti in cui mangia, da quanto gli piace, da quanto me ne spreca. E che poi così è, perché quando la figlia di Valerio si sposa, mi immagino che siano andati a festeggiare comunque anche con i colleghi, con i parenti, una grandissima tavolata, magari in una taverna, appunto, mi avevo detto prima, tutti a sedere sulle panche, nelle osterie. E cosa succede? Questo aiutante si dice che sia andato in cucina dal cuoco, comunque da chi preparava il riso, e che o per, magari per scherzo o magari anche per ripicca, avesse messo apposta lo zafferano che lui usava a sprecare, come gli si imputava, nel riso che poi sarebbe dovuto essere servito alla tavola. Lo scherzo, diciamo, non riesce, oppure riesce perché appunto con grandissimo stupore il piatto è un successone, questo colore oro, questo grandissimo profumo, ovviamente poi anche, mi immagino, anche aumentato dal burro e dal parmigiano, comunque dal grana, dal parmigiano, insomma, dal formaggio che avevano loro. E quindi abbiamo detto, in poche parole, comunque, con la buonissima riuscita di questo scherzo, di questo, se vogliamo, di questa ripicca, di questa burla, inizia la tradizione a usare lo zafferano anche in cucina, anche nella preparazione di questo riso. Però ancora non abbiamo un vero e proprio risotto, come ho detto prima. Si usava a bollirlo, si lasciava più o meno acqua di cottura o comunque di brodo. Quindi ancora non abbiamo un vero e proprio risotto. Quando iniziamo a vedere il concepimento del piatto così come lo mangiamo adesso, è diciamo fine 800, inizio 800. Il primo a menzionare un risotto lo troviamo con Antonio Nebbia, questo cuoco di Macerata. Scrive questo libro, Il cuoco maceratese, e troviamo una sorta di risotto. E poi anche in altri manuali, anche anonimi, c'è questo manuale, Il cuoco moderno, in cui l'autore non si conosce, e anche in qui troviamo, sempre siamo all'inizio dell'Ottocento, troviamo una sorta di risotto in cui si possa aggiungere o meno spezie, zafferano, parmigiano e grana. Fino, diciamo, a trovare il fine, la nostra vera e propria ricetta, la troviamo con Felice Luraschi, cuoco meneghino, e quindi appunto troviamo nel suo manuale la cotoletta, il pasticcio di cappone, e troviamo anche il riso giallo, il riso oro, insomma il risotto alla milanese. Questo è un piatto che mi pare non rientri nei PAT,
ovvero nei piatti o prodotti tradizionali in cui si trova la caponata, il lardo di colonnata, insomma tutti questi prodotti o piatti antichi, non si ritrova, però è una ricetta depositata nel comune di Milano, quindi già da questo si denota l'importanza, la caratteristica, l'identità. Questo, con questo piatto si vuole dare l'identità milanese o quantomeno lombarda. Quindi io, detto questo, andrei direttamente a spiegarvi la ricetta così come la conosciamo noi. Allora, gli ingredienti sono ovviamente riso carnaroli, del brodo, diciamo 1-2 litri, dipende, di solito per 10 persone sono sufficienti 2 litri. Del midollo di bue tritato o midollo di manzo, che andrebbe a sostituire il vino perché c'è l'usanza di quando si tosta il chicco di aggiungere il vino, ma in questa ricetta a me non piace perché poi comunque il vino non riesce mai a evaporare, almeno che non lo si faccia separatamente con l'ausilio della fiamma e quindi tutto l'alcol viene bruciato dalla fiamma. Ma in questo caso comunque il vino andrebbe a uccidere, a ammazzare il sapore aromatico dello zafferano. Quindi abbiamo detto il brodo, il midollo. Per chi lo desidera, qualche cucchiaio di jus di manzo, ovvero di succo di arrosto di manzo, la cipolla bianca, lo zafferano ovviamente o in polvere o in pistillo. Se è in polvere si aggiungerà alla fine del mantecamento. Se è in pistillo va fatto sciogliere un attimino o nell'acqua calda o magari un pochino di brodo caldo. E come abbiamo detto, grana padano e burro per mantecarlo. Quindi come procediamo? Procediamo sicuramente a prendere la nostra padella o una pentola bassa, aggiungere il nostro pezzettino di burro, magari anche con un goccino d'olio per alzare un attimino il punto di fumo, però si può fare anche semplicemente con il burro. Tritare la nostra cipolla bianca molto finemente, che poi così, una volta che si cuoce, diventa quasi una crema con il fondo. Aggiungere il nostro riso, farlo bene bene tostare. In questo momento aggiungere il sale, perché il momento della tostatura il chicco diciamo è più vulnerabile e quindi il sale viene preso meglio. Aggiungere il midollo, farlo bello sfumare e poi aggiungere diciamo per quanti grammi, diciamo se abbiamo aggiunto 500 grammi di riso, allora 5 romaioli di brodo che sia vegetale o animale. Forse anche qualcosina meno, perché non deve essere sopra, diciamo, non deve essere coperto il chicco, sennò poi rischia di venire bollito. Il trucco per far venire un risotto buono è comunque agitare sempre i chicchi, perché i chicchi, appunto, tramite l'agitazione che sia fatta con un mestolo di plastica, un mestolo di legno, un leccapentole, perde tutte queste sostanzine che poi creano la crema, l'amido e tutta la nostra il nostro sapore, ecco. Il chicco perde endosperma quando diciamo, lo si rompe a livello superficiale, nel senso basta muoverlo e si rompe queste sostanze. Ecco, una volta aggiunto il brodo, io vi consiglio di aggiungere il brodo via via. Quindi non, appunto, abbiamo detto di non bollirlo, ma di farlo prima tostare e poi piano piano cuocere con la giusta quantità, diciamo a filo, ecco, il brodo deve sempre essere a filo, girandolo, e la cottura di solito siamo intorno ai 16-18 minuti se vogliamo un riso al dente. Una volta appunto assaggiato, ultimata la cottura, siamo arrivati al nostro raggiungimento del sapore, anche di consistenza del chicco. Come ho detto prima, se abbiamo lo zafferano in polvere, allora magari una bustina a fine. Se abbiamo in pistilli, lo dobbiamo sciogliere, diciamo a metà cottura, con un pochino di acqua calda o brodo caldo, e poi va aggiunto al tutto. Una volta finito, cerchiamo di non tenere il riso troppo denso né troppo liquido. Deve essere una crema. Quando lo si prende dal mestolo deve essere un velluto, diciamo. Quando lo si salta deve essere cremoso. I chicchi devono essere non troppo compatti né troppo distanti.
lo si vede, nel senso una percezione sensoriale. E poi mantechiamo a piacere con burro e grana. Io vi consiglio di non tirarli fuori subito dal frigo, ma cerchiamo di tenerli il più possibile in frigo, magari anche porzionati, e poi aggiungerli freddi. Così creiamo una sorta di sciocchettino termico e facciamo la nostra, diciamo, la nostra crema ancora più a dovere. Allora, la ricetta è finita, sembra anche abbastanza semplice, però appunto la difficoltà del risotto non è tanto tutto il procedimento in sé, ma è cercare di dargli la giusta cremosità finale. Ora io andrei al consiglio per il vino. Ecco, i vini che vi propongo non sono vini super particolari o con un gusto dirompente o con magari una troppa freschezza. Sono vini che vanno in accompagnamento al risotto in questo caso. Voglio che il riso, quando bevete il vino, sia comunque il protagonista. Lo zafferano è la spezia più cara del mondo e quindi merita di essere valorizzata, merita di essere sentita e non coperta, andando a contrastare con magari tannini troppo forti. Quindi io vi propongo tre vini, due Franciacorta e un Cutter Franc. La prima scelta non è tanto una scelta perché magari questo vino mi piace o magari questo vino è buonissimo, non se ne può fare a meno, è semplicemente perché sprigiona un fortissimo sapore di zafferano, che poi andando avanti nell'assaggio si traduce anche un pochino di balsamicità e si traduce anche con un pochino magari di sapore di grana. Non so spiegarlo, ma piano piano il sapore dello zafferano tramite la bollicina si va a tradurre poi in una cremosità, in una sapidità che ricorda molto il parmigiano o comunque il grana. Questa bottiglia è lo Sparviere Brut, cuvée numero 7, tutto Chardonnay, siamo in Franciacorta. È una bottiglia che non è che ha una grandissima mineralità, non è che ha una freschezza molto forte, anzi è molto dolcino. Rientra anche in quei Franciacorta abbastanza commerciali, però appunto, proprio perché ha tutte le caratteristiche per esaltare lo zafferano, io ve lo consiglio assolutamente. L'altra bottiglia, l'altro Franciacorta che vi consiglio è l'Uberti, l'Extra Brut, il Francesco Primo. Qui siamo su Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero. Questa è una bottiglia molto buona, molto cara a me. Ha una freschezza, questa si nota subito, ma non troppo forte, non è fresco come un Trento DOC, per capirsi. È una freschezza che si limita semplicemente a una bolla abbastanza rinfrescante, ecco. E comunque mantiene sempre la dolcezza del Franciacorta, dolcezza nel senso che non va ad aggredire troppo la saliva e il palato. Dà il primo assaggio una grande freschezza, una grande acidità lì per lì. Ma poi una volta che si mangia il nostro risotto con il burro, con il grana, con lo zafferano, vedete che sarà un susseguirsi di forchettata e sorso, forchettata e sorso. L'ultimo vino che vi consiglio è un vino rosso. Ovviamente non potevo fare tre bollicine, volevo proporvi anche un vino rosso. E diciamo, il vino rosso che secondo me ci potrebbe stare abbastanza senza andare in contrasto è il Cutter Franca di Cà del Bosco. Qui abbiamo Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Quindi rimaniamo su dei sapori molto dolcini, molto morbidi. Non abbiamo un tannino troppo forte, anzi abbiamo un tannino abbastanza leggero. No, questo è un vino che comunque si può bere all'aperitivo. Questo è un vino che va molto al calice. Questo è un vino da chiacchiera. E quindi secondo me col risotto ci potrebbe stare, perché mi immagino la famiglia magari milanese la domenica. Io non sono milanese, però ecco, me lo immagino da italiano che guarda Milano. E io mi immagino la famiglia o comunque gli amici, e la domenica o comunque prima della partita dell'Inter o del Milan si fanno un risottino. Ecco, questo vino è perfetto per la convivialità, per il chiacchierare, per il discutere. È un vino, secondo me, molto, molto domenicale perché non appesantisce, appunto. E non, con i suoi tannini non va a contrastare troppo
il sapore, diciamo, esotico dello zafferano. Io dopo questo consiglio concluderei. Vi ringrazio per l'ascolto, spero vi sia piaciuto l'episodio. Esorto gli ascoltatori milanesi o lombardi a farmi sapere se sono stato bravo, se ho studiato bene. Ci tengo perché non essendo di Milano, non essendo lombardo, ho il suocero di Bergamo, quindi non so bene come può essere il risultato. Quindi fatemelo sapere sul canale YouTube, direttamente su Spotify oppure su Instagram. Sono curioso di sapere anch'io se ho fatto il mio lavoro per bene. Grazie.